A Gandino è scontro tra l'amministrazione comunale e lo sci club Val Gandino per la gestione della pista di fondo della Montagnina. Nella polemica si inserisce anche il gruppo di minoranza. Progetto del distretto del commercio insieme sul serio per intercettare i fondi del bando asset di Regione Lombardia. Le imprese potranno vedere finanziato il 40% del proprio investimento. Con il gelo e il ghiaccio da spettacolo lungo la via Mala in Val di Scalve e c'è chi risale le cascate in arrampicata. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. Gli operatori della Croce Blu di Gromo sono partiti di nuovo per il centro Italia. Le tre scosse di terremoto registrate questa mattina però non c'entrano e l'emergenza neve questa volta richiede la presenza di uomini e mezzi. Le zone colpite dal terremoto sono state investite negli ultimi giorni da un'ondata di maltempo, intense le nevicate mentre le temperature sono scese di parecchi gradi sotto lo zero. Per affrontare l'emergenza neve è stato dunque richiesto ancora una volta l'aiuto della Croce Blu. Sono 6 gli uomini partiti da Gromo per raggiungere il centro Italia con 4 mezzi, 2 fuoristrada, di cui uno attrezzato anche per le emergenze sanitarie, una motoslitta e una mini ruspa spazzaneve. Cambiamo argomento, lo avete sentito dai titoli, a Gandino è scontro tra l'amministrazione comunale e lo sci club Val Gandino per la gestione della pista di fondo della Montagnina. Nella polemica si inserisce anche il gruppo di minoranza consiliare. Sentiamo che cosa ci ha detto il capogruppo Marco Ongaro. Ci troviamo nella conca del Farno perché sono nati ancora problemi tra lo sci club Val Gandino e l'amministrazione comunale di Gandino proprio per la gestione della pista di fondo e relativo spogliatoio che è qui vicino. Che cos'è successo e perché avete voluto intervenire come minoranza su questa questione? Il fatto ultimo è che ha portato alla dichiarazione pubblicata su alcuni organi di stampa da parte dello Sci Club, è l'ultimo di una sequela di eventi che l'amministrazione comunale per nome del sindaco ha portato avanti contro questa associazione di volontariato, lo Sci Club Val Gandino, senza un senso vero e proprio. Uno dei primo evento è avvenuto lo scorso anno quando il comune, il sindaco in particolare, ha comminato una sanzione di ben 5.000 euro per la mancata comunicazione al comune dal posizionamento, dopo 3 anni che gli distributori automatici di bevande erano presenti nello spogliatoio, ha combinato questa sanzione per la mancata comunicazione al comune di questo posizionamento. E quindi una cifra esorbitante per un'associazione che fa volontariato. La seconda sanzione, diciamo la seconda iniziativa contro lo Sci Club, sempre per opera del sindaco Castelli, si è avvenuta dopo le ferie estive, quando è stato imposto il divieto di vendere dei panini nello spogliatoio durante il periodo invernale, durante tutti i weekend del periodo invernale. E con questi pochi soldi che venivano poi ricavati venivano utilizzati per il mantenimento del riscaldamento e della pista di fondo. E, l'assurdo che ci troviamo oggi a discutere di questo aspetto è che la soluzione propinata dal sindaco Castelli all'associazione Sci Club Val Gandino era quella di consentire la vendita di questi panini, mescita di vin brûlé e tè caldo in cambio di pagamento di un corrispettivo di 15.000 euro non al comune ma a un'associazione indicata dal comune
allo sgombero della neve sulla la strada che sale al Farno, quindi altri 5, 7, 8 mila euro circa, e all'apertura incondizionata di tutti i weekend, un 110 giorni festivi e prefestivi all'anno, con ovviamente il costo del mantenimento di una persona. Visto il periodo in cui ci troviamo, manca poco a Carnevale, pensavamo uno scherzo di Carnevale, però purtroppo è la dura realtà. Non riusciamo a comprendere questa situazione, questa volontà dell'amministrazione comunale in capo Castelli. Per quanto riguarda il nostro gruppo consigliare, la Lega Nord presenterà un'interpellanza, un'interrogazione per capire effettivamente e materializzare ufficialmente in Consiglio Comunale la reale intenzione dell'amministrazione, non nei confronti di un'associazione, ma nei confronti di tutti gli usufruitori della pista e della Conca del Farno, perché ricordiamo sono migliaia le persone che la frequentano durante il periodo invernale, quindi vogliamo capire se sono ancora interessati a potenziare questa località turistica oppure no. E nelle prossime edizioni naturalmente daremo anche la parola al sindaco di Gandino, Elio Castelli. Cambiamo argomento: favorire il mantenimento o il reinsediamento delle imprese produttive, artigianali o industriali, della distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi in aree montane a debole densità abitativa. Questa è la finalità del bando Asset di Regione Lombardia, che prevede l'erogazione di contributi per oltre 5 milioni di euro. Si muove anche il distretto del commercio insieme sul serio. Anche il distretto del commercio insieme sul serio vuole partecipare al bando asset di Regione Lombardia. State predisponendo un progetto, che cosa prevede? Sì, il progetto con cui parteciperemo proprio al bando di Regione Lombardia prevede sia un intervento dei comuni, diciamo, che partecipano a questo raggruppamento, che siamo noi e come Albino, Alzano, Nembro, Ranica e Pradalunga. Quindi ci sarà una quota di investimenti che verranno effettuati dalle amministrazioni comunali e una quota invece che sarà, diciamo, a carico delle attività artigianali, produttive e commerciali, che a fronte proprio della partecipazione a questo bando, qualora risultassimo assegnatari dei contributi da parte di Regione Lombardia, si potranno, diciamo, potranno usufruire di un contributo pari a circa il 40% dell'investimento da loro effettuato. Quali sono gli interventi previsti dal bando? Tendenzialmente gli interventi sono finalizzati alla crescita e al mantenimento delle imprese produttive, artigiane, industriali, della distribuzione commerciale, del turismo in generale. E tra le spese, diciamo, che possono rientrare in questo finanziamento sono lavori strutturali all'interno dei negozi, delle attività, come lavori, diciamo, in muratura, lavori impiantistici, sostituzione di serramenti. Non sono comprese invece la realizzazione e l'acquisto di arredi, attrezzature o di macchinari in generale, come banalmente la macchina del caffè per i bar o la affettatrice per il macellaio. Possono essere finanziati anche il miglioramento delle facciate, le insegne, le vetrine dei negozi, l'installazione di sistemi wifi gratuiti o di vetrine interattive, e anche interventi sulle aree pertinenziali private attigue a negozi e quindi relative magari a sistemi di illuminazione delle aree esterne, parcheggi di pertinenza per i clienti, tutta questa serie di spese proprio per favorire la crescita, come dicevo prima, e il mantenimento dell'offerta e il mantenimento anche della qualità dei nostri negozi. Fino a quando c'è tempo per aderire? Allora, noi abbiamo impostato la partecipazione al bando e quindi la chiusura del progetto nei termini ultimi che Regione Lombardia ci dà per depositare la proposta, che è quindi il 28 di febbraio. Abbiamo chiesto e abbiamo invitato i commercianti però a farci avere la loro manifestazione di interesse a partecipare a questo bando entro l'inizio del mese di febbraio, per consentirci poi di avere tutto il tempo necessario per chiudere un po' la documentazione da presentare alla Regione Lombardia. Ecco, è molto importante che i commercianti vengano informati di questa opportunità. Il modulo è molto chiaro, molto semplice: quali sono le spese che intendono, gli interventi che intendono effettuare e qual è l'importo
dell'investimento che mettono sul tavolo. A quel punto, se dovessimo risultare assegnatari dei contributi, i nostri 5 comuni, i comuni che di Stato di Cine sul Serio, distribuiranno questi finanziamenti e questi contributi ai commercianti sulla base di un mini bando, chiamiamolo interno, ai nostri comuni, che disciplinerà modi e tempi di quelli che sono i finanziamenti alle singole attività. Decoder, l'approfondimento del mercoledì sera condotto da Andrea Filisetti si occuperà dei 60 anni del coro Idica di Clusone. Scopriamo in anteprima il programma dei festeggiamenti per l'anniversario. Ferrari, il coro Idica si appresta a festeggiare il sessantismo. Poi Decoder ne parleremo meglio questa sera, ma ci può già anticipare qualcosa del programma? Il programma è vasto e importante. Dunque, abbiamo subito Roma dal 22 al 26 di aprile. Abbiamo la presentazione del libro il 27 alla Scuola Alberghiera. Abbiamo la nostra rassegna, che sarà fatta in forma molto importante in giugno, dal 22 al 26 giugno, per cui c'è tanta roba al fuoco. Io adesso però in questa occasione vorrei dire un grazie a quanti hanno contribuito al nostro successo dei 60 anni, ai maestri, al nuovo, al segretario, alla presentatrice. Vorrei dire grazie a Giacomo Luzzana, che mi sta al fianco e che è veramente un personaggio troppo discreto, ma è di un cuore grandissimo e generoso. Dico grazie, ma veramente grazie ai miei coristi, dove si sacrificano tanto e danno tanto per questo. A loro unisco le mogli, perché senza le mogli che riescono a entrare nell'ordine di idee che il coro Idica è la cosa più bella per noi coristi, diciamole veramente grazie a loro, perché senza di loro forse non saremmo riusciti a arrivare a 60 anni di fondazione. Con il gelo e il ghiaccio da spettacolo lungo la Via Mala in Val di Scalve, e c'è chi addirittura risale le cascate. Vediamo. La Via Mala, strada meravigliosa quanto pericolosa, uno dei percorsi più spettacolari d'Europa, soprattutto in inverno quando l'acqua si trasforma in ghiaccio, disegnando bianchi colonnati nel paesaggio roccioso. Quando poi il sole riesce a farsi largo nella gola, ecco i giochi di luce, gli abbaglianti riverberi e l'acqua che torna a scrosciare. Uno dei paesaggi più belli del nostro territorio, uno dei tanti gioielli della Valle di Scalve, un percorso da continuare a valorizzare anche in chiave turistica e che già tanti scelgono anche d'inverno per le proprie passeggiate. Buongiorno. Vieni spesso qui? Passeggiata mattutina col cane. C'è un bellissimo panorama. Bellissimo, direi, fantastico. Pensavo più ghiaccio visto il freddo, invece probabilmente in questi giorni si sono staccati dei pezzettoni giganti. Una zona da valorizzare. Assolutamente sì, si potrebbe attrezzare e mettere in sicurezza per poterla rendere fruibile a tutti, perché è una zona veramente spettacolare. Perché comunque qua con il ghiaccio qualche pericolo c'è, bisogna stare attenti. Eh sì, soprattutto quando comincia a correre acqua ed esserci il sole, bisogna stare attenti dove si mettono i piedi e soprattutto guardare in alto un po'. Com'è il paesaggio? Bellissimo, spettacolare, ci sono delle cascate meravigliose. Guardando poi quei due signori che stanno arrampicando adesso, è più bello ancora. La Via Mala è anche una delle palestre più importanti d'Europa per chi le cascate di ghiaccio le risale arrampicandosi. Discipline non per tutti, dove le insidie non mancano e la prudenza non è mai troppa. Tanta attenzione serve anche per affrontare la strada coperta dal ghiaccio in inverno. Pirino Bigone. Una giornata così stupenda. Era da sfruttare per fare qualche immagine. Sì, di solito tutti gli anni veniamo a questa gita annuale col Presidente
e Carlo Legrenzi, gruppo di amici. L'ultima volta siamo passati dalla diga del Glenno e siamo ritornati il pomeriggio. Giornata stupenda. L'anno scorso è mancato il ghiaccio, quest'anno l'abbiamo approfittato. Stupenda, belle cascate. Ho visto delle cascate nuove quest'anno. Si cambia continuamente perché in base al discorso dell'acqua, se c'è o se non c'è, funghi non li abbiamo trovati, aspettiamo nella stagione primaverile. Ecco, in un contesto come questo la sicurezza è molto importante, soprattutto se gli occhi sono impegnati nel cercare possibili fotografie. Sì, una cosa importante è l'abbigliamento, perché prima fa freddo, perciò servono i guanti, una cosa importante è il casco, perché se cade del ghiaccio, qualche sasso, per quanto è importante il ghiaccio. Poi una cosa importante è avere i ramponi, rampantini o qualcosa ai piedi, perché è tutto la strato di ghiaccio, perciò la sicurezza è una cosa essenziale. Casco, copertura, guanti e ramponi e scarponcini, e poi ci si può divertire, passare una buona mattinata. Ecco, siamo verso le 11, sta arrivando il sole, perciò approfittate anche dell'orario, attenzione ai candelotti, perché come arriva il sole qualcosa si stacca, perciò state contro la parete e attenzione quando fotografate di non distrarvi. Ed ora ci aspetta una breve pausa, ci rivediamo tra poco. Riprendiamo il telegiornale. Nomi importanti della narrativa e della saggistica italiane saranno nei prossimi giorni in Val Seriana per il Festival Presente Prossimo e la rassegna Alfabeto del Presente. Si va dallo scrittore Mauro Corona alla traduttrice di Harry Potter Beatrice Masini. Dopo la pausa natalizia riprendono gli appuntamenti con Presente Prossimo, Festival dei Narratori, e con la rassegna parallela Alfabeto del Presente, dedicata più alla saggistica. Quali sono i prossimi appuntamenti in Valseriana? Il prossimo appuntamento in Valseriana, il primo, è sicuramente venerdì 20 gennaio presso l'auditorium di Albino con Silvia Vegetti Finzi, che ci parlerà di infanzia e che si inquadra all'interno della rassegna Alfabeto del Presente. Successivamente altri incontri importanti, ad esempio, sono sicuramente l'incontro con Mauro Corona presso il Cinema Loverini di Gandino, che sarà giovedì 26 gennaio, e successivamente anche il 28 gennaio con Raul Montanari a Villa di Serio, che ci presenterà i suoi ultimi progetti, i suoi prossimi progetti. Ricordiamo Raul Montanari, che è stato fino adesso il direttore artistico del nostro Festival Presente Prossimo, quindi un nome conosciuto, questa volta in veste di autore. Successivamente possiamo ricordare sicuramente l'11 di febbraio Beatrice Masini alla biblioteca di Alzano Lombardo. Beatrice Masini è stata ed è una scrittrice famosa per ciò che riguarda la biblioteca per ragazzi, la conoscono in tantissimi, ma è stata anche una traduttrice veramente importante. E inoltre non dimentichiamoci l'incontro veramente molto importante per chi ama la letteratura, la radio, per questa contaminazione, con l'incontro con Marino Sinibaldi a Ranica, che avrà luogo il 25 di febbraio. Tutti conoscete, penso, la trasmissione Fahrenheit 451, se non la conoscete ascoltatevela via cavo oppure via internet su Radio 3, una trasmissione che ha consentito a moltissimi di avvicinarsi alla letteratura e di prendere passione al sentirsi raccontare delle storie. Ecco, dicevamo, Sinibaldi verrà a Ranica il 25 di febbraio. Presente Prossimo non è solo incontri con gli autori, ci sono anche due corsi di scrittura creativa. Sì, due corsi di scrittura creativa che da anni teniamo. Uno è dedicato solo agli studenti, in particolare sia agli studenti delle scuole che aderiscono al festival che agli esterni, che anche agli adulti. Il corso degli studenti ha luogo quest'anno il sabato presso la biblioteca di Nembro, e a partire da sabato 21 di gennaio. Il corso invece per gli adulti
sarà questa volta, per la prima volta nella sua storia, alla Biblioteca di Albino, che è aperta di domenica e quindi sarà di domenica a partire dal 22 di gennaio. La grande novità di questo festival e di questo corso di scrittura creativa è che quest'anno il docente sarà Giorgio Vasta, classe 1970, che è stato da tanti anni e che è ancora un docente presso la Scuola Holden di Torino, praticamente la scuola di scrittura creativa più conosciuta in Italia, fondata da Baricco. Il corso per gli adulti che si terrà ad Albino sarà concentrato sull'autobiografia, ma in particolare su una cosa che sembra collaterale dell'autobiografia, ma non lo è la descrizione delle cose che ci circondano e che danno poi un'immagine di noi. Infatti il corso si intitolerà Nomi, cose e città, un laboratorio di lettura, visione e scrittura. Ricordiamo, Giorgio Vasta è comunque scrittore e saggista e da pochi anni fa è stato finalista presso il premio Bergamo, il nostro premio Bergamo, con un libro che si intitolava Spaesamento. Il corso di scrittura per ragazzi invece, che si tiene presso la biblioteca di Nembro, dalla quale sono usciti sempre ogni anno racconti bellissimi che per la maggior parte delle volte abbiamo pubblicato e presentato al pubblico, avrà come titolo Avere una storia, quindi ancora un corso concentrato sull'autobiografia, ma anche qui avrà comunque un programma di diverso, perché diversi sono gli utenti che fruiranno del corso. Per iscriversi? Per iscriversi ci si iscrive via internet, sul sito del Presente Prossimo, quindi andate su www.presenteprossimo.it, cliccate su workshop e iscrivetevi inserendo i vostri dati personali all'interno del modulo. Riceverete poi una conferma via email della venuta iscrizione. Nel caso del corso degli adulti c'è un contributo, un rimborso spese di 120 euro. Parliamo adesso di calcio. La notizia del giorno per quel che ci riguarda è il passaggio di Davide Castelli, attaccante classe 1999 di Clusone, dall'Albino Leffe al Villarreal, squadra della Liga, la Serie A spagnola. Autore di 25 gol negli ultimi 18 mesi con la Beretti dell'Albino Leffe, il giovane attaccante ha già esordito con la prima squadra prima di Natale nella sfida contro il Sant'Arcangelo. E ora un nuovo appuntamento con la rubrica Racconti di ieri. Mino Scandella anche questa sera ci guida alla scoperta della chiesa di Gromo. Ecco, ci troviamo sempre nella bella chiesa di Gromo e questa sera ci occupiamo della Cappella dell'Annunciata del Rosario, una parte molto ricca di questa chiesa. È vero, la Cappella del Rosario è abbinata a quella del suffragio sulla navata sinistra, la navata laterale sinistra, ed è ricchissima di decorazioni, ma andando con ordine, l'altare è addossato alla parete di legno scolpito e dorato. Nella parte bassa ci sono due nicchie che contenevano due statue dell'Annunciazione che sono state trafugate recentemente. In alto le due alzate, i candelieri, e l'interno è decorato in stucchi settecenteschi. La pala non è quella originale. La Confraternita del Rosario è presente a Gromo dal 1598. Precedentemente, prima quindi dell'inizio del Settecento, esisteva un'altra pala tipica delle Cappelle del Rosario con una annunciazione decorata dai 15 misteri del Rosario, che invece adesso sono stati dipinti sul vertice dell'arcata dell'entrata della cappella. La tela che vediamo adesso è di un ignoto del XVIII secolo. Il riferimento è probabilmente a stampe che riproducono opere di Agostino Carracci e più volte utilizzate anche da pittori locali per dipingere l'Annunciazione. La volta a crociera interna è decorata con stucchi settecenteschi con diverse medaglie che riproducono la nascita della Vergine, l'Annunciazione, la Madonna e il bambino e Giuseppe nella fuga in Egitto e la presentazione di Maria al Tempio, oltre che anche la presentazione di Gesù al Tempio. All'entrata, sopra l'intradosso dell'entrata della cappella, abbiamo, oltre ai misteri del Rosario,
due forti figure rilevate in stucco, due santi domenicani, uno dei quali al libro aperto, su cui è il riferimento è direttamente al rosario, c'è scritto «Santi rosari recitatio est totius mundi reparatio», recita del rosario e la riparazione di tutti i mali del mondo. All'interno, siccome le due cappelle sono abbinate nell'unica navata a sinistra, abbiamo alla base delle crociere i quattro dottori della Chiesa, e mentre nell'intradosso, sempre in forte rilievo stucco, abbiamo invece la figura di Davide e quella di Geremia, abbinate a quella di Isaia, che invece è più all'interno. Il riferimento evidentemente è, sia per Geremia sia per Isaia, al testo «In quei giorni, in quel tempo, farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia». Ecco, verranno i giorni nei quali susciterò a Davide un germoglio, la nascita del Salvatore. Ripeto, la cappella è ricchissima di decorazioni, soprattutto delle decorazioni di stucco settecentesco di qualità, arricchiscono con questa forte ornamentazione la cappella, dando ad essa una solennità e un'importanza eccezionale. Una breve pausa e poi la parte finale. A tra poco. Ci avviamo alla fine del TG con i programmi di Antenna 2. Iniziamo dal canale principale. Questa sera alle 20.30 una nuova puntata di Decoder. Come detto, si parlerà dei 60 anni del coro Idica. Alle 21.30 lo sport, la corsa campestre, il cross internazionale Villa Lagarina. Alle 22.30 la seconda edizione del telegiornale. Alle 23.15 Antenna 2 Sport. Il canale News 218, alle 21.30 il TG, alle 22.10 l'anteprima Target, questa sera un'intervista a Gerry Gualini del gruppo di minoranza di Albino, per Albino Progetto Civico, con lui abbiamo fatto un bilancio di questa prima parte del mandato amministrativo ad Albino. Il canale sportivo 628, alle 20.30 la partita di calcio Pradalunghese Città di Dalmine, e alle 22.20 il cross internazionale Villa Lagarina. L'almanacco, domani è giovedì 19 gennaio, il sole sorge alle 7.50 e tramonta alle 17.12, la luna è all'ultimo quarto, sorge alle 23.55 di oggi e tramonta alle 11.36 di domani. Infine le previsioni del tempo: domani su Alpi e Prealpi Lombarde cielo generalmente sereno, sui quadranti più settentrionali e possibile presenza di velature sulla fascia prealpina. Temperature in calo. E con il meteo è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.